21 febbraio 2001. Erika uccide madre e fratellino a Novi Ligure. Ad aiutarla con le 97 coltellate necessarie c'è Omar, il fidanzato. E questa è la storia in sintesi. Poi c'è l'evento mediatico, il musicista che scrive a Erika in galera e diventa il suo fidanzato, c'è lei che esce per una partita di pallavolo, c'è Porta a Porta e c'è Matrix, e ci sono 14 anni di prigione, in cui, come diceva ieri sera Omar, si cambia e si pensa ai propri errori e al futuro. Ma è difficile il futuro per un assassino pentito, soprattutto se ci si mettono in mezzo i media, quelli che ti danno centinaia di migliaia di euro per un'intervista esclusiva, per un servizio fotografico. Come farà Pietro Maso a tornare una persona normale, o Ferdinando Carretta, se continueranno a cercarlo in TV per chiedergli del padre, della madre, del fratello nel camper? Amanda Knox rinuncerà al milione di dollari pur di dimenticarsi di Perugia? E come farà Omar a ricostruirsi una vita normale? O Erika, come farà a rifarsi una vita senza pregiudizi e ritorsioni?